Sarà una sfida di altissimo livello quella che andrà in scena sabato prossimo ad Arezzo con la 47esima edizione della Scalata al Castello, il tradizionale appuntamento con il podismo internazionale organizzato dall'Unione Polisportiva Policiano insieme al Comune di Arezzo, la provincia, i comitati provinciali della FIDAL e del CONI. I grandi nomi internazionali si mescoleranno con le speranze italiane di potersi ritagliare un bel ruolo in questa edizione. Sempre più difficile organizzare manifestazioni, anche se quando arriviamo a questo periodo qui si esalta anche diciamo un po' quello che sta uscendo fuori dalla nostra organizzazione. 47 anni che facciamo questa gara e direi quest'anno sembrerebbe supportata da una presenza importante anche a livello nazionale. Quindi questo ci fa ben sperare, soprattutto anche perché cerchiamo ovviamente di portare nella città di Arezzo un grande spettacolo di atletica che non è che si vede così di frequente, portare personaggi di spicco internazionale nel nostro circuito cittadino. Quindi insomma, ecco, al di là di quello che potranno creare purtroppo, ahimè, qualche disagio nei confronti diciamo, della viabilità, però sicuramente vale la pena una volta l'anno vedere qualche cosa di importante nel centro di Arezzo. Una gara di 10 km per gli uomini in circuito, di 5 km per le donne sempre in circuito, con giri da ripetersi più volte. Ho detto italiani perché finalmente abbiamo un cast di atleti italiani che sono, diciamo, sulla carta, sono i migliori che abbiamo. Tolto probabilmente due su questi, sono 8-10 al massimo che possiamo ora vantare come atleti di ottima qualità, di alto livello. E sono tutti atleti che hanno vestito la maglia azzurra, sono tutti atleti che hanno vinto varie volte i titoli italiani o sui 10.000, 5.000 o la mezza maratona e anche la maratona. Abbiamo addirittura il rientro ad Arezzo dopo qualche anno di assenza di Daniele Meucci, campione europeo di maratona. Quindi, e poi l'ultima novità, l'ultima chicca aggiunta è l'Enneo campione italiano, titolo vinto proprio sabato a Monselice, titolo dei 10.000 metri di Lorenzo Dini, l'atleta toscano delle Fiamme di Livorno, delle Fiamme Gialle. Il ritrovo sarà alle 18 in piazza Guido Manaco, partenza alle 20 della gara amatoriale, 300 partecipanti circa, alle 21 il settore giovanile, alle 21.30 la gara femminile sui 5 km, alle 22 per quella maschile sui 10 km. Come Polizia Locale d'Arezzo si chiede che dalle ore 18 di sabato pomeriggio i cittadini non invadano il centro e lasciano far sì che le deviazioni alla circolazione inerenti alla manifestazione siano tali da far correre gli atleti numerosi nel centro città che coinvolge Piazza Guido Monaco, via Roma, via Crispi e via Margaritone, sia libero da autovetture. Come manifestazione nel suo genere è la più antica d'Italia ed ha assunto un valore internazionale perché arriveranno atleti appunto di carattere internazionale, anche giovani atleti da tutta Italia e anche dall'estero. Io vorrei ringraziare, perché molto spesso ce ne scordiamo, la polizia locale, grazie al quale gli eventi funzionano bene, soprattutto gli eventi di podistica, di atletica che diciamo, utilizzano le vie della città, le vie del centro, quindi senza la polizia locale, che ci dimentichiamo sempre di ringraziare, ma che fa un lavoro egregio e che presidia tutti questi eventi ed è indispensabile il presidio.